di 200 specie animali e vegetali distribuite in 9 ambienti che ricostruiscono le diverse profondità sono tornate a popolare l'antico acquario della stazione zoologica in Villa Comunale. La struttura, prima in Italia e tra le più antiche al mondo, aprì al pubblico nel 1874 su impulso del naturalista e zoologo Anton Dorn e all'osservazione di ecosistemi e biodiversità del Golfo di Napoli affianca importanti attività di ricerca e divulgazione scientifica di livello internazionale. Il mare che abbiamo intorno a noi in 8500 km di coste è circa il 20% del Mediterraneo, è una fonte indispensabile di economia e dobbiamo gestirlo in modo responsabile e sostenibile. I lavori di restauro e ammodernamento dell'acquario hanno consentito il mantenimento dell'impianto architettonico e delle antiche vasche espositive, sono 19 collocate al piano terra, dotandole di impianti moderni e sistemi tecnologici sofisticati. I lavori sono stati circa 3 anni per la ristrutturazione della parte edile, perché abbiamo dovuto rifare tutta la parte strutturale con 5 colonne portanti. Negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato sul discorso delle vasche e negli ultimi 6 mesi in particolare abbiamo popolato le vasche, perché l'acquario è un organismo, un macroorganismo vivo, ma crescerà ancora, ogni mese crescerà, da qui a Natale apriremo delle nuove vasche, sarà qualcosa veramente di bello da vedere. Tra le novità, la presenza di grandi vasche centrali che ospitano la scogliera corallina ed alcune specie tropicali, visione di un possibile cambiamento del Mediterraneo indotto dai mutamenti ambientali. Hanno restituito alla città un posto straordinario, un posto che è la storia, una parte della storia della città, è il cuore pulsante della ricerca per il mare, è il nostro sviluppo, è la nostra risorsa, e per me questo è un posto centrale della città, ma non solo della città, ma è un posto centrale per il nostro paese. La ricerca sui mari, sugli oceani è ciò che rappresenta il nostro futuro, quindi qui rappresenta la nostra storia e il nostro futuro. Anche a disposizione gratuitamente le guide, perché noi vogliamo spiegarlo, non vogliamo far vedere un acquario come un televisore con dei pesci che si muovono dentro, vogliamo spiegare l'importanza degli ecosistemi marini e della loro protezione, perché siamo convinti che sono i bambini il nostro futuro e se loro lo capiscono sarà più facile in futuro proteggere questi ecosistemi. Alla riqualificazione dell'acquario seguirà presto quella del museo Darwin Dorn nella vicina Casina del Boschetto. Dal 2015 l'ex circolo della stampa è affidato alla stazione zoologica Anton Dorn, che è al lavoro per realizzare un museo del mare e delle biodiversità. La città si arricchisce di un nuovo e prestigioso polo scientifico e culturale che ospiterà anche la biblioteca del mare e l'archivio storico della stazione zoologica. L'acquario più antico del mondo. Storia, memoria, Dorn, Darwin, ma anche un monito. Che Napoli innanzitutto si candida ad essere la città della biodiversità. Che la ricerca non si scopre solo quando c'è una pandemia, ma quando si giura fedeltà alla Costituzione ci dobbiamo ricordare anche che c'è l'articolo 9, che la Repubblica promuove la ricerca. Qua ci sono ricercatori e quindi mi auguro che chi può faccia, chi deve non si giri dall'altra parte. Perché rivedere un acquario così bello, che immagino visitato da tanti e soprattutto dei nostri ragazzi, dei ragazzi di tutto il mondo, la Casina del Boschetto straordinaria dalla quale stiamo parlando, l'impegno che ha preso il Presidente e che noi ovviamente faremo in modo che lo mantenga, di aprire al più presto il museo e la biblioteca in una villa comunale complessa e affascinante, penso che oggi sia una bella giornata e lo è ancora di più ai tempi della pandemia.